Libertà vuoi cercando, che sì cara, scrive Dante. Lutero è sulla scia di Dante. Lutero sempre parla di libertà, 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 è una specie di mantra che compare in tutti i suoi libri, soprattutto in quello molto importante che dedica nel 1520 ai principi cristiani della nazione tedesca. Lutero è un monaco agostiniano, quindi è un'autorità spirituale. Però nega che il sacerdozio sia un sacramento, nega il sacramento dell'ordine. Non esistono più né papi, né vescovi, né arcivescovi, né parroci, niente più. Perché? Perché sono persone che usurpano un potere che Dio non ha loro dedicato. Ma allora, secondo Lutero, a chi va il compito di occuparsi della Chiesa tedesca? Beh, la risposta è ovvia, ai principi cristiani. Per quale motivo? Per quale motivo Lutero che toglie l'autorità agli ecclesiastici invece la dà ai principi? Autorità che comporta occuparsi di tutte le questioni relative alla vita della Chiesa, anche dogmatiche chiaramente. Come mai Lutero incarica i principi? Dice perché Dio chiaramente ha scelto i principi. E ha scelto loro per conferire loro potere temporale, sicuro su questo nessuno ha dubbi. Allora, chi meglio dei principi scelti da Dio per il ruolo di principi può occuparsi della Chiesa? La risposta è nessuno, solo i principi. Infatti, io su Lutero ho scritto questo libro, Martin Lutero, che è un libro carino, piccolo, ma carino. Allora, lui, cito qua, cito qua alcune frasi di questo libro che sto commentando. Perciò io sostengo che poiché l'autorità temporale è stata preordinata da Dio per proteggere i buoni e punire i malvagi, si deve lasciarla libera nei suoi uffici, perché penetri indisturbata in tutto il corpo della cristianità, senza guardare in faccia a nessuno. Sia pure esso papa, vescovo, prete, frate, monaco o quello che vuole. Insiste molte volte su questo concetto Lutero. Leggiamo un altro punto. L'ufficio del principe e l'opera sua, che esso ha da Dio sopra chiunque, devono procedere liberi, là dove sia utile e necessario intervenire. Quindi i principi devono essere liberi. Quando Lutero parla di libertà, a quale libertà si riferisce? Alla libertà dei principi cristiani della nazione tedesca. Questi sì sono liberi, liberi di fare cosa? Tutto quello che vogliono, tutte le scelte che vogliono, sia nel campo temporale che loro compete, sia in quello spirituale. Conseguenza, in nome della libertà, Lutero azzera 1500 anni di lotte della Chiesa per difendere la sua libertà. Lutero distrugge la libertas ecclesiae con un tratto di penna e dà questa libertà ai soli principi. Quindi, in nome della libertà, qua ci abbiamo il totalitarismo dichiarato da chi? Da un monaco agostiniano. Ma neanche i monaci possono più esistere perché neanche gli ordini religiosi possono più esistere, quindi l'autorità spetta in toto al potere temporale. Questa è la libertà che si afferma in Europa a partire da Lutero.